collaborazione con Amici di TRC, lo vedete, è una puntata speciale questa dibattito sportivo, è il weekend, o meglio la giornata, dibattito sportivo, un fine settimana ridotto a un solo pomeriggio, il pomeriggio di domenica causa meteo, per celebrare Modena, città europea dello sport, per celebrare il progetto Scuola Sport, la giornata conclusiva di questo progetto, ma è un vero e proprio happening per tutte le discipline sportive che sono radunate qui al Parco Ferrari. E allora andiamo insieme a visitare le discipline, le società sportive che vengono ospitate in questa giornata davvero particolare. Doveva essere una due giorni, ma basta anche un pomeriggio per fare festa con lo sport, c'è il sole e allora ci si può divertire qui al Parco Ferrari. Seguiteci in questa puntata speciale dibattito sportivo. Doveva essere un fine settimana, ci si accontenta anche di una domenica pomeriggio, a patto che, come c'è, ci sia il sole, è il momento conclusivo di un anno di lavoro per il progetto Scuola Sport. Sì, un anno di lavoro di un progetto che inizia ad ottobre, finisce a maggio, coinvolge tutte le scuole primarie di Modena, quindi 7.180 bambini, 207 insegnanti, dove si propone attività motorie in prima, seconda e terza e orientamento sportivo in quarta e in quinta. Questo è il momento conclusivo. In teoria doveva essere il momento conclusivo solo dei ragazzi delle classi quinte, oggi abbiamo riunito tutti. Più di 20 discipline sportive presenti qui al Parco Ferrari per testimoniare l'ampia scelta di cui disponiamo a Modena. Sì, e poi dovevano essere molti di più, ovviamente con il rinvio qualche disciplina per impegni sportivi non è venuta, ma vogliamo dare un senso che la città di Modena non offre solo alcune discipline, ma una più ampia gamma possibile di sport. Il golf è proposto ai ragazzi e ai bambini, che tipo di risultato sperate di ottenere? Dunque, innanzitutto volevo premettere che la Federazione Italiana Golf permette di tesserare i ragazzi alla federazione a 6 anni, quindi direi che da 6 anni in poi si inizia a giocare. È uno sport sicuramente educativo, perché direi che principalmente questo sport è basato sull'autocontrollo. Non ci sono arbitri, non ci sono. Il giocatore è tenuto a tenere un comportamento, conoscenza delle regole e autocontrollarsi. Quindi è uno sport educativo, in più permette ai ragazzi di concentrarsi e soprattutto traggono grande beneficio, perché pensate che un giro di golf sono sui 6 km. Ecco, uno sport non traumatico, contrariamente a quanto si può pensare da fuori, di grande movimento. Certo, purtroppo diciamo che uno dei problemi del golf, di questa espansione che il golf non ha avuto negli anni precedenti, è proprio che ci sono tanti luoghi comuni, ad esempio che è uno sport da vecchi non è assolutamente vero, che è uno sport facile non è assolutamente vero, ed è che è uno sport costoso, e anche quello non è vero. Attualmente la federazione, trainata da un nostro giocatore, un ragazzo che si chiama Matteo Manassero, che è ai vertici, pensate che a 16 anni ha vinto un torneo importantissimo, a 18 anni è 50° di graduatoria nel mondo, e quindi per questo ragazzo sta facendo da traino, e noi speriamo che
tanti ragazzi si avvicinano al golf, ecco, al gioco del golf. Per noi della scherma è un evento particolare, perché di solito è uno sport, un'attività che svolgiamo al chiuso, ma siamo molto contenti perché in questa bella giornata possiamo sfruttare anche noi uno spazio all'aperto. Comunque con il materiale di plastica riusciamo a svolgere l'attività in qualsiasi luogo. Ecco, come vedete i bimbi sul prato immaginano delle pedane per provare a combattere. Ecco, qual è la risposta dei bambini a questo sport che è tecnicamente, insomma, abbastanza particolare? Sì, in effetti è uno sport non molto comune, non, diciamo, abbastanza esercitato qui a Modena. Abbiamo dei grandi numeri anche noi al Penta Modena. I bambini hanno l'entusiasmo all'inizio perché comunque il combattimento ha sempre un fascino particolare e quindi il fatto di duellare è una cosa molto inusuale, ma comunque che ricorda un po' il gioco, le battaglie, non so, i cartoni, i film particolari e i personaggi dell'immaginario. In più c'è il traino, insomma, dello sport che ha regalato più medaglie olimpiche nella storia all'Italia. Questo come non potremmo ricordarlo. La Federazione Italiana Scherma è la federazione più medagliata, soprattutto a livello olimpiade, e quindi questo porta sempre maggiore risalto, soprattutto la stagione dopo le olimpiadi. In questa rassegna di sport al Parco Ferrari non poteva mancare il judo, che ha una forte tradizione a Modena. Sì, io sono da Palestra Gesing di Modena, facciamo judo ormai da 40 anni e anche oggi siamo intervenuti per supportare il Comune di Modena. Ecco, che risposta avete anche dai ragazzi che non frequentano abitualmente la vostra palestra? Qual è il primo approccio, com'è il primo approccio con il vostro sport? Iniziano, che sono abbastanza piccoli, verso i 4 anni, con un percorso di psicomotricità. Poi ci sono vari percorsi, sia quello all'interno della palestra, sia nell'ambito scolastico, dove anche molti dirigenti ci chiamano per intervenire con i bimbi che hanno particolari disabilità, in quanto è uno degli sport più versatili, che possono fare praticamente tutti. Le mattonelle tutte intorno dei suoi prodotti, ah, e l'oscura tutto il resto. Basket al sole, in mezzo al verde, un contesto un po' particolare, però molto gioioso oggi. Molto, molto gioioso. Tra l'altro, anche rispetto a come è stato il tempo in questo weekend, il campo sta rispondendo bene, perché obiettivamente con la pioggia che è venuta pensavo fosse più difficile per loro far rimbalzare la palla palleggiando, andando a tirare, ma ovviamente in qualsiasi condizione i bambini sono straordinari per atteggiamento, entusiasmo, disponibilità, e si stanno divertendo moltissimo a fare un po' di gare di tiro, per cui un contesto particolare all'aperto, oggi una bella giornata di sole che aiuta ancora di più a divertirsi. E tecnicamente, tutto sommato, i risultati non sono male, più canestri del previsto. Assolutamente sì, assolutamente sì. Il canestro è un po' più basso di quello regolare, però molti, molti più canestri del previsto, considerando che quasi tutti questi bambini giocano ad altri sport, bambini e bambine anche, come vedete ci sono molte bambine anche che si divertono tantissimo a giocare a questo splendido gioco. Tanti, tanti canestri, sì. Ecco, e l'approccio di questi bambini che, come hai detto, solitamente non giocano a basket, com'è nei confronti del canestro? È di inizialmente un po' di studio, non è così, però poi al primo canestro il sorriso è garantito. Hai raggiunto la vetta, prendi la corda. Un gonfiabile per rendere, diciamo così, morbido l'approccio con uno sport particolare come l'arrampicata. Sì, in questo modo sì, un po' tutti i ragazzi di qualsiasi età possiamo fargli provare questa esperienza, che è molto simpatica, soprattutto per i bambini che ce l'hanno dentro nel sangue. Quindi arrampicate più che potete, è bellissimo. Voi di Equilibrium avete una particolare attenzione, fra l'altro, ai ragazzi di questa fascia d'età. Sì, noi facciamo corsi per tutte le età, proprio appena anche così piccoli come questo ragazzino, dai 4, 5, 6. Perfetto, ti aspettiamo allora, per tutte le età e tutte le fasce d'età. Francesca, come si trovano questi bambini al primo approccio col cavallo? Eh,
quelli al primo approccio a volte hanno un po' paura, però alla fine siamo noi qua di fianco, si tranquillizzano, di solito gli piace. Ecco, è un primissimo assaggio, diciamo così, delle discipline che proponete con la vostra società. Sì, sì, esatto, infatti anche in maneggio facciamo sempre degli open day o anche dei campi estivi appunto per avvicinare i bambini ai cavalli. Quella di oggi è una grande sfilata, diciamo così, di sport, e ovviamente anche tutte le discipline che riguardano i cavalli sono ospitate. Certo, certo, ovviamente come ha detto lei qua è proprio un assaggio, perché in realtà il mondo del cavallo è vastissimo, però comunque è un buon contributo secondo me. In alto, così, come ti chiami? In aria, forte, fortissimo, gira! In un paese dove dominano il calcio e poi gli altri sport, i bambini come si approcciano al baseball? È molto difficile perché all'interno delle scuole lo praticano in poco, o se non ci andiamo noi come federazione a proporci in qualche attività accompagnata dal CONI o da altri enti sportivi, non riusciamo ad attirarli, ecco, il discorso è quello lì. Quindi per noi è un problema perché non abbiamo dei grossi numeri a livello giovanile, di piccoli. Però quando lo provano si divertono come matti. Beh, quello sì, si divertono come matti perché è uno dei pochi sport dove c'è la possibilità di giocare tutti contro uno e uno contro tutti. Quindi il singolo che gioca contro la squadra che cerca di eliminare il singolo. Quindi è molto attraente, tutto sommato. È comunque uno sport che è radicato nella tradizione modenese. Modena è un punto di riferimento. Abbiamo nonostante tutto nel nostro piccolo una squadra in Serie A, una squadra in Serie C, un'altra squadra in Serie C a Carpi, una serie di attività amatoriali mica da poco, con un torneo a 8 squadre, quindi insomma, più tutte le attività giovanili, queste sono solo quelle che fanno sport di categoria. Guarda la palla, marcano. Nel progetto Scuola Sport anche il tiro con l'arco, una disciplina tecnicamente magari non semplicissima per dei bambini, ma comunque molto apprezzata. Sì, speriamo che sia apprezzata. Noi ci mettiamo tutta la nostra buona volontà. Chiaramente, come hai detto, non è facile, però cerchiamo di dare le basi ai ragazzi e di farli divertire lo stesso in questi pochi minuti. Che tipo di riscontro state ricevendo? Ma per ora molto buono, nel senso che i ragazzini arrivano in gruppo e tutti quanti chiedono di provare, anche i genitori ci stanno chiedendo possiamo provare, quindi molto positivo, un riscontro molto positivo. Con a Modena l'esempio di un'olimpionica come Natalia Valeva? Certamente, Natalia è veramente una grande campionessa, anche lei sempre impegnata in gare internazionali, è tornata da poco a casa e ripartirà ancora, quindi è sempre al top. Cantei o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantei o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado. Sfatiamo un mito: le bocce sono uno sport per anziani, i bambini dimostrano il contrario. E io spero che si appassionino, perché io sono un bocciofilo da tanti anni e cerchiamo di fare appassionare i giovani, perché è un bellissimo sport le bocce, anche per i giovani. Domenica c'era una gara internazionale, c'erano bambini dalla Svizzera, 15 anni, c'era una ragazzina di Milano che giocava come una persona grande. Io spero che si appassionino, perché è uno sport sano e bello. Uno sport che ha bisogno di un po' di ricambio generazionale. Di ricambio, sì. Ci sono dei giovani che vincono quasi sempre loro, però vanno dove le bocciofile, hanno lo sponsor, tutte queste cose. E invece uno sport che ha bisogno solo di passione. Ha bisogno di passione e se c'è lo sponsor ancora meglio. Martina, come ballano i bimbi di Modena? Ballano bene, sono molto carichi, hanno molta energia e per fortuna c'è il sole oggi, perché dopo tanta pioggia è bello fare una giornata al parco. Ecco, che risultati state avendo proponendo, insomma, i vostri sport, le vostre attività?
Allora, la Capriola offre sport, offre danza per tutti i tipi di bambini, dai 3 anni fino agli adulti, danza moderna, classica e pop, tutti i tipi di attività, ha dei corsi professionali, delle compagnie emergenti che stanno ballando su tutto il territorio italiano e anche all'estero e ottenendo numerosi successi soprattutto in concorsi italiani, ma offriamo danza anche per livelli amatoriali, per i bambini più piccoli. Sperando di creare dei talenti, insomma abbiamo un bambino che si chiama Giacomo Reggiani che è stato preso alla Scala e partirà a settembre per la Scala di Milano e speriamo di, come lui, di averne tanti altri. Meglio i bambini o le bambine? Allora, meglio le bambine, però i bambini hanno più possibilità di avere una carriera nella danza perché sono in minoranza, quindi c'è meno concorrenza. E soprattutto se i maschi sono dei talenti, più facilmente si affermano delle femmine. Passare dagli omoni di 2 metri con cui ti misuri di solito a questi bambini è anche un po' più rilassante forse. Ma diciamo che sono molto scatenati, quindi insomma ci si diverte, li facciamo giocare un po' a pallavolo e cerchiamo di spiegargli un po' le regole, un po' come si gioca, poi oggi provano un po' tutti gli sport, che è giusto così, insomma, per un bambino. Ecco, a Modena in teoria non ci sarebbe bisogno di promuovere la pallavolo, lo avete fatto benissimo con il vostro campionato, però insomma il riscontro a vedere dei bambini che si avvicinano allo sport è sempre positivo. Ah, vedere dei bambini che provano tutti gli sport secondo me è sempre molto bello, anche perché giornate come questa c'è. Si doveva svolgere in teoria su 2 giorni oggi, poi si è svolta oggi perché ieri c'è stato il tempo che c'è stato e quindi è molto bello secondo me, è giusto che provino un po' di tutto, soprattutto quando sono piccoli e vedere e poi magari scegliere che sport preferiscono o gli piace di più. È un investimento anche sul futuro, promuovere la vostra attività e anche i vostri camp estivi. Sì, promuoviamo anche i nostri camp estivi che rilasciamo anche dei volantini che facciamo a luglio lì al Palapanini, Palazzetto dello Sport, dove di fianco sono stati messi anche dei campi da beach volley, che è la Modena Beach Arena, dove in questo camp si giocherà sia in palestra che sui campi da beach volley che sono stati allestiti poco tempo fa. Allora, Marta, come si approcciano i bimbi alla ginnastica in questa giornata così particolare? Devo dire che per fortuna, sorretti dal bel tempo, si approcciano molto bene, si divertono molto a provare tutte le nostre attività, quali la ginnastica artistica e la ginnastica ritmica. Di ritmica purtroppo abbiamo solo i saltelli con la fune e qualche saltello nel cerchio. Artistica per fortuna abbiamo portato sia il trampolino che la trave, che vedo che riscuote molto successo. Anche perché le vostre attività a livello di base sono molto ludiche. Sì, esatto, per i bambini più piccoli soprattutto è tutto sotto forma di gioco per imparare, diciamo, l'avviamento alla ginnastica. Poi man mano che si va avanti, essendo anche uno sport molto anticipatario, bisogna invece andare più sulla tecnica e quindi differenziarsi già tra l'artistica e la ritmica. Quindi diciamo che oggi proviamo a fare entrambe le cose, sia il gioco che un po' più di tecnica. Dopo giornate come questa notate qualche riscontro nel numero di ragazzi che frequentano le vostre palestre? Sì, vengono a chiedere un sacco di informazioni, avendo anche noi un centro estivo che dura tutta l'estate, giugno, luglio e settembre. Vediamo insomma un incremento delle richieste che speriamo che poi si concretizzi in settembre e in ottobre con le iscrizioni per tutto l'anno. Il
CSI propone in questa giornata di battito sportivo questa attività di psicomotricità. Vogliamo spiegare di cosa si tratta? Sì, è un'attività di motricità infantile, quindi ci occupiamo di accogliere bambini piccolini dai 3 ai 5 anni e stiamo con loro, li aiutiamo a fare i primi passi proprio con attrezzi sportivi molto semplici, quindi cerchi, scale morbide, anche ovviamente attrezzi morbidi che i bambini possono utilizzare per costruire dei castelli o delle strutture dove i bimbi poi giocano e fanno delle attività insomma creative. Quindi si unisce la creatività del bambino con l'attività del movimento. È il primissimo assaggio di attività sportiva. È il primissimo assaggio di attività sportiva perché dopo i bambini passano dall'altra parte, cioè a fianco dello spazio del tappeto di psicomotricità ci sono degli istruttori che invece fanno proprio delle attività propedeutiche all'attività sportiva e quindi sono attività di gioco, di movimento e insomma utili anche per far star bene i bambini insieme e per creare un momento di socialità che per noi è fondamentale. Bravi! Piede! Colpire! Bravi! Attività psicosomatiche, un nome che magari non a tutti è familiare, spieghiamo cosa sono ai nostri ascoltatori queste attività. Le attività psicosomatiche sono, psicosomatico, faccio un passo indietro, psicosomatico vuol dire psiche e corpo insieme, infatti le attività psicosomatiche sono attività prevalentemente fisiche che però agiscono sul corpo tenendo conto della psiche della persona, ecco, che cercano di fare un lavoro che tenga conto delle necessità corporee ma anche delle necessità psichiche, emotive, per esempio della sensibilità, del carattere delle persone. Ecco, che tipo di attività proponete? Noi proponiamo attività per tutti gli adulti, attività che hanno l'obiettivo di produrre un riequilibrio del corpo. Noi vogliamo sciogliere le tensioni, rilassare le articolazioni, ridare al corpo la completa mobilità, nel limite del possibile, facendo e agendo con gradualità. Ecco perché la ginnastica psicosomatica appartiene al mondo delle ginnastiche dolci, quindi non sportive ma diciamo più orientate verso il curativo. E poi mentre si riordina il corpo, cercare di riordinare anche quello che è il disordine caratteriale, l'emotività, la tensione, lo stress, e quindi noi abbiniamo il lavoro corporeo a momenti di rilassamento, momenti di ascolto del corpo, anche conoscere meglio il proprio corpo, quindi abituarci a capire che il corpo ha un linguaggio che parla e quando produce delle tensioni è perché in qualche modo vive un disagio. Riprendi la donna! Bravo, sai! Siamo arrivati alla fine, amici di Battito Sportivo, è stato un lungo viaggio all'interno del Parco Ferrari per questa giornata davvero speciale. Dalla prossima settimana torneremo in studio per continuare a parlare di Modena, città europea dello sport 2013. Per il momento ci salutiamo qui col sole e coi sorrisi del Parco Ferrari per questa giornata di Battito Sportivo. Alla prossima settimana, ciao!
collaborazione con